La redazione di Every Eye è a Tokyo per il TGS, ma ancora prima dell'inizio della fiera siamo venuti qui all'interno della sede di Namco Bandai per provare tutta la lineup del publisher nipponico. Uno dei titoli più in vista della proposta software è ovviamente Tales of Zestiria, nuovo capitolo della saga di action RPG che arriverà in Giappone il prossimo gennaio e chissà quando in Europa. Il producer Hideo Baba ha comunque confermato che la versione europea avrà il parlato originale in giapponese con i sottotitoli in italiano. Per quanto riguarda le dinamiche di gioco, dobbiamo aspettarci quelle di un action RPG molto in linea con i canoni della saga. Abbiamo potuto provare una demo che ci ha permesso di valutare un attimo quelli che sono i cambiamenti. Non ne abbiamo visti così tanti, se non la possibilità appunto di fondere due personaggi, effettuare una sorta di fusion per ottenere un altro personaggio diverso nell'aspetto, ovviamente più potente nelle statistiche e nelle mosse d'attacco. Si sottolinea anche un maggior dinamismo degli scontri, ma soprattutto una drastica riduzione dei tempi morti. È possibile infatti aggirarsi all'interno delle smisurate mappe di gioco e il passaggio, diciamo, dall'esplorazione alla fase di combattimento è molto continuo. I nemici spawnano fin da subito e si parte subito l'azione. C'è da dire anche che Tales of Zestiria riprende finalmente, diciamo, quel look da fantasy classico che un po' la saga aveva abbandonato dai tempi di Tales of Vesperia, e questo rappresenterà per i molti appassionati della saga un graditissimo, se vogliamo chiamarlo così, ritorno alle origini. La storyline è ancora avvolta nel mistero, si segnala però un character design abbastanza interessante che potrebbe fare felici come sempre i fan di manga ed anime. Per ora gli aggiornamenti per Tales of Zestiria sono questi qua, aspettiamo comunque novità da parte del publisher e del team di sviluppo che arriveranno sicuramente nel corso di quest'inverno.